Ciao amici e benvenuti sul canale. Nella scorsa puntata abbiamo visto una cartuccia da 33 grammi fatta con S4 da dedicare alla caccia ai tordi, alla caccia durante lo spollo mattutino. In quella di oggi invece vedremo una cartuccia da 34 grammi fatta con SIPE, una cartuccia che avrà una buona velocità con un effetto dispersante data dalla tipologia di piombo che andremo a mettere all'interno. Vediamo tutto l'occorrente. Per questo assetto ci servirà un bossolo da 70 tipo 2 con innesco 616 svasato, polvere SIPE in dose di 1,65 grammi e 34 grammi di piombo 7 calandrato. Il piombo calandrato spinto ad una buona velocità darà quell'effetto dispersante alla cartuccia, quindi carica che può essere utilizzata per la caccia sottoferma alla stanziale o per la caccia alla beccaccia, oppure tutte quelle situazioni di tiro che richiedono alla corta distanza una rosata abbastanza ampia. La borra sarà una Bior LB-H25. Assembliamo la nostra cartuccia, mettiamo il nostro 1,65 grammi di SIPE all'interno del bossolo, polvere usatissima dai ricaricatori, Bior H25 e mettiamo i nostri 34 grammi di piombo calandrato che vi mostrerò più da vicino. Questo piombo, vista la non sfericità, quindi la particolarità forma conferita dalla calandratura, tenderà ad una buona velocità ad aprirsi già sulla corta distanza, quindi a fornire una rosata ampia ma ben guarnita comunque. Non fornirà dei vuoti come spesso si pensa. Mettiamo i nostri 34 grammi. Ecco la cartuccia come si presenta. Cartuccia che andrà chiusa in stellare ad una quota di 57,7. Come solito nella schermata precedente avete visto l'assetto completo con i valori di banco dati dalla prova in canna manometrica. Cartuccia molto costante, avete notato, tra un colpo e l'altro con una velocità di 410 metri al secondo misurata a 2,5 metri dal vivo di volata su canna cilindrica, con un tempo di canna tra i 2700 e i 2800 microsecondi e una pressione di soli 710 bar. Con questo assetto avrete tra le mani una cartuccia performante dalle ottime velocità con una pressione contenuta a soli 710 bar. Cartuccia, come avete potuto notare dalla prova, con una costanza elevatissima tra un colpo e l'altro, quindi una cartuccia molto equilibrata che sicuramente vi darà grosse soddisfazioni a caccia. I prossimi video che vedrete saranno dedicati allo speciale dei 2000 iscritti. Come avete potuto notare da qualche post, ci sono dei premi che saranno donati al vincitore del gioco che verrà proposto sul canale. Questa volta alla formulazione del premio hanno partecipato alcune aziende come la Rocchini Inchiostri, la SIARM e la OMV.
Il gioco sarà molto semplice, potranno partecipare tutti gli iscritti, solo gli iscritti al canale, quindi iscrivetevi se non lo siete ancora. Seguite i video che seguiranno, scusate il gioco di parole, e buona ricarica a tutti dal bunker che con i suoi setti vi tiene compagnia in queste domeniche, questi fine settimana, senza caccia.